Barbarella è una viaggiatrice dello spazio incaricata dal primo ministro della Terra di ritrovare lo scienziato Durand Durand misteriosamente scomparso durante il compimento della missione assegnatale. La protagonista avrà numerosi incontri con alcuni personaggi ai quali mostrerà la sua disinibita sessualità. Si ritroverà nella città di Sogo, i cui abitanti vivono dell'influsso energetico di una sostanza, il Matmos, che a sua volta si alimenta con la malvagità e la perversione della popolazione in origine. Il personaggio di Barbarella doveva essere interpretato da Virna Lisi, che però decise di abbandonare l'offerta e il ruolo poi venne proposto a Brigitte Bardot, che aveva ispirato il personaggio originale del fumetto, la quale però rifiutò perché stanca di ruoli sexy, quindi a Sophia Loren, che allora incinta rifiutò a sua volta ritenendosi non adatta al ruolo. La parte infine venne proposta a una giovane Jane Fonda, tentata inizialmente di rifiutare, cambiò idea quando il marito Roger Vadim le sottolineò quali possibilità si stavano aprendo con il cinema di fantascienza. La pellicola fu girata a Roma negli studi De Laurentiis sulla via Pontina e alcune scene quasi simultaneamente in Francia e Inghilterra. Nell'edizione francese la Fonda doppia se stessa, nella versione italiana viene doppiata da Maria Pia Di Meo, nell'edizione inglese Anita Pallenberg è doppiata da Fenella Fielding. Barbarella ebbe la sua prima a New York l'11 ottobre 1968 e incassò circa 2,5 milioni di dollari negli Stati Uniti. Quello stesso anno fu il secondo film tra i più visti in Gran Bretagna. Nel 1968, dietro Il libro della giungla, la pellicola venne proiettata prima a Parigi e poi fu distribuita in Italia. Il 18 ottobre nei cinema francesi arrivò il 25 ottobre distribuito dalla Paramount. Il film uscì nuovamente nei cinema nel 1977 senza le scene di nudo, con il titolo Barbarella Queen of the Galaxy. Il film è famoso soprattutto per la scena iniziale in cui Jane Fonda si mostra nuda in assenza di gravità, sulla quale scorrono i titoli di testa che provvedono a coprire ciò che non si poteva mostrare. Fantafilm scrive che si tratta di un film ricco, ironico, ammiccante dalle scenografie insolite e immaginose e dall'intreccio semplice come il fumetto da cui è tratto, il cui unico intento è quello di stupire e divertire.